carissime, siamo di nuovo qua per divertirci. Questa volta sto preparando, mi casca il top continuamente, lo tirerò su 100 volte. Questa volta preparo la valigia per le vacanze estive. Che bello, che bello, che bello. Vado al mare, precisamente Ibiza. 10 giorni circa, sì, mi sembra, no, non me ne ricordo bene. Sì, 10 giorni. Per me la vacanza al mare è la vacanza più bella. Prima volta che vado a Ibiza, quindi spero di divertirmi e che mi piaccia come isola. La mia valigia sarà questa qui da 10 kg, poi la borsa, quella a mano, perché volo con la Ryanair. Poi farò a metà con quella da 20 kg con Mauro. Qui ci metto magari le ciabattine, perché per l'estate io uso molto l'Improdito, e poi anche le calzature per il mare che sono basse, e tutti i vestiti che mi c'entrano, perché logicamente bisogna rispettare i 10 kg. Purtroppo la Ryanair ci impone quello. Vi aspetto tantissimi commenti, fatemi sapere se vi piace questo tipo di video, così ogni volta che faccio la vacanza magari giro il video e vi do dei suggerimenti. Mi trovate su Facebook e su Instagram come Fashion Blog Paola. Non dimenticate di iscrivervi, mettermi un like e aspetto i commenti, tantissimi commenti. Quindi prima cosa che faccio quando devo preparare la valigia è fermare i laccetti, perché questi, quando si mettono le cose dentro, non ci facciamo caso e si vanno a giro, vanno sotto, e poi per riprenderli c'è da spostare tutto. Quindi io le fermo con 4 spille e così non abbiamo nessunissimo problema. Spero si veda il video, ve la alzo così magari si vede meglio. Quindi così stanno lì ferme, per tutta la valigia non ci dobbiamo preoccupare. Poi altra cosa che faccio, io le calzature le divido dai vestiti, perché la valigia ha questa cerniera, quindi che si può aprire, quindi le scarpe le metto qui sotto, poi richiudo la cerniera e sopra ci metto i vestiti. E quindi ora iniziamo a fare la valigia. Logicamente andrò un po' su e giù, perché devo prendere le scarpe e incartarle, quindi farò qualche volta. Ormai lo sapete, no? Quando faccio questi video che vado giù faccio i miei ciabattini per la doccia, l'Improdito per la sera e le altre Improdito per la sera. Quindi le nostre scarpe le abbiamo sistemate e ora si chiude e si comincia con i vestiti. Un po' di volume lo portano via. Sotto metto tutte le cose che non prendono, come si dice noi a Lucca, le grinze. Diciamo che questi sono tutti i capi che userò per la spiaggia. Ne ho portato uno per ogni giorno e forse anche di più. Queste non mi preoccupo di come li metto dentro, tanto è roba che non prende le grinze, come dico io. Invece questi sono i top magline che userò per la sera. Sono tutte cose che non mi devo preoccupare di come le metto, perché tanto non prendono le grinze. Ho portato vari top e poi due gilet neri, varie cose così. Per quanto riguarda i vestiti siamo a posto. Ora altra cosa che faccio, tiro via 1, 2, 3, 4, 5, 6 e forse 7 borse. Sono un po' esagerata, lo so. Questa la uso quando sono in viaggio, credo, sì. Sì, credo di aver visto questa. Sì, mi sembra. E quindi questa non la considero, perché in valigia non ce la metto. Invece queste le uso per la sera. E dentro io ci metto facciamo un capello. Ah già, che ne pensate della mia nuova parrucca? Vi piace? A me piace tantissimo. Mi piace. È cortissima, quindi questa me la potrò mettere solo quando ho i capelli corti. Torniamo a noi. Qui ci metto la bigiotteria, vari orecchini a cerchio, e qui ci metto anche questi due girocolli. La smisso un po' in tutte le borse. Anche quella mi sa che è un po' esagerato. Vari orecchini, rosa, celesti, gialli, bianchi. E questi sono i vari orecchini. Orecchini, sì. Io come al solito, i vari anelli. Mi metto qualcuno qui e qualcuno di qua, sarà meglio. E queste sono sistemate, sì. Non si dovrebbe rompere niente. Questa non ci metto niente, la lascio così. Anzi, questa la schiaccio, la mando qui sotto, tanto non si sciupa. E ora continuo a metterci altri vestiti. Questi sono vari capi che porto via, non so se li vedete tuti. Porto due vestiti da sera, la tuta, questa qui, questa gonna che è gialla col sopra di pizzo, poi questa che ho postato qualche giorno fa, qualche settimana fa più che altro. Sono andata a un compleanno, altra gonna bianca, questa l'ho trasformata in un video, non so se l'avete visto. E poi, se ce la faccio, quest'altra gonna, queste due bianche, perché questo è un tipo, è a tre balze, e questa invece è un'altra, che questa io la uso anche come vestito. Non so se avete visto un video che ho fatto tempo fa. E un altro vestito da sera è questo qui nero, e questo l'ho cucito io tantissimi anni fa. E quindi questi sono i capi per la sera.
Io non le piego tantissimo le cose, cerco di dargli meno pieghe possibile. Così, ora mi sei spostata, la devo ripiegare. È di raso e si sposta, scivola come una biscia. Allora, ecco, ora è andata bene, perfetto, così. Che così non la stropiccio troppo. Queste di tulle non me ne devo preoccupare più di tanto, perché tanto questo. Le grinze, come si dice noi, non le prende. Questi sono capi molto utili per le vacanze perché sono leggerissimi e quindi siamo tranquille perché con questi non si sfuori di certo il peso. Questa è la tutina che non mi sono ancora mai messa perché non ho il physique du rôle e spero la vacanza e un po' di mare me la faccio ottenere. Io di solito in vacanza dimagrisco, quindi spero di poter ottenere questo effetto, speriamo tanto. Allora la giro di là perché sennò tutto il mucchio mi viene di qua. Altra cosa che faccio io, cerco di tenere e di fare la valigia piuttosto sempre pari, nel senso non fare tutto il mucchio di qua e poi tutto vuoto di là. Mi è cascato l'outfit che mi metterò per il viaggio, lo tiro su, cucù. Per il viaggio per pratica mi metterò questo toppettino qui in monospalla e con la gonna qua, quindi questo è l'outfit per il viaggio. Ora lo appoggio di qua, forse non mi casca, e continuiamo a fare la nostra valigia. Anche questa non so se avete visto, ma l'ho trasformata perché ci ho tagliato la fodera che non mi ci piaceva e ho utilizzato questa che era di un altro vestito che avevo comprato su un sito cinese. Oggi piego male le cose o che faccio? E ci siamo, sentiamo un po'. Mi comincio a preoccupare per il peso. Ora comincio a... questa è la biancheria che porto, la infilo un po' così, tanto queste mutandine qui non hanno problemi, nei buchi così va benissimo. Due reggiseni a fascia e uno rosso, uno nero e uno bianco che indosserò durante il viaggio. Io i reggiseni, come vedete, li infilo negli angoli della valigia, se mi c'entrano. Non è andata molto bene l'operazione, la ripeto. Ecco, ora è andata molto meglio. Allora, altra cosa che metto ora, questi cerchietti, ho fatto due cerchietti, forse anche qualcun altro, ora vedo. Ah, come cinture porto questa, anche questa la tiro nei buchi, questa qui rossa, e poi me ne manca un argento che la dovrò comprare, la metto al volo in valigia, tanto quella non ha nessun problema, ecco, perfetto. E ora ci metto anche qualche braccialetto rigido, anche quello li infilo così dalle parti. Sono complicata la vita, indosserò per il viaggio. Aiuto, eccolo questo. Perfetto, questo girocollo qui lo metto qui sotto. No, mi si sciupa o poi mi si sciupa il capo qui. Meglio, perfetto. Io quasi quasi la comincerei a chiudere. Altra cosa molto importante che non dimentico mai per le vacanze sono i paraocchi e il tappio per gli orecchi, perché non si sa mai dove si va a dormire, quindi se ci fosse troppa luce, troppo rumore, con quelli siamo a posto. Poi porto via anche qualche foulard in pratica. Questo rosa, questo rosso, questo lo metto alla borsa il giorno che viaggio, o ci metto questo, non lo so. No, ma qua c'è già la gonna, quindi questi due qua e anche quest'altro rosa. Ah, poi altra cosa che porto, questo è un paio di calze per quella gonna rossa che avete visto prima, perché le temperature non sono altissime quest'anno, purtroppo la stagione fa un po' schifo. Questo lo piego un po' meglio, perché è piegato malissimo e quindi le temperature non sono molto alte. Se la sera è un po' più freschino, magari mi posso mettere quell'outfit lì con le calze, basta così, tanto non importa piegarlo di più. Poi mi sono portata questo qui di pizzo per mettermelo sopra, è un po' freddo, tanto anche questo non mi devo preoccupare per le pieghe, questa volta l'ho detto in italiano. Ah, e altra cosa per la sera, questi pantaloni qui di raso a zampa, stanno vanno tantissimo. Io direi di non metterci altro, provo a chiuderla e a vedere quanto pesa. Cucù. Chiudo in maniera così approssimativa, questi rimando dentro così, se me la chiude con le spille, vediamo. E si prova a pesare, perché anche da come la chiudo direi che ci cominciamo a avvicinare al fatidico peso. Ah no, ci avevo preso un capo. Andiamo a pesare. Ah, mi sembra piuttosto pesantina. Sì, non me la pesa neanche. Come non me la pesi? Perché non me la pesi? Scusate, via bilancia, non mi fare scherzetti. Ah, sono già 10 kg e mezzo. Ci devo togliere qualcosa. Sì, la sentivo piuttosto pesante. Decidiamo cosa toglierci. Allora.
Questi sono pesantini. Tolgo qualche braccialetto. Che questo un po' di questo lo fanno. Non l'avevo mica messi qui anche, mi sembra. Ah, non mi ricordo più dove l'avevo messi. Aiuto. No, questo è leggerissimo. Anche questo è leggerissimo. No, questi due. Poi cosa posso togliere? Tolgo questi, che li metto nell'altra valigia, quella da 20 kg. Allora, la chiudo a modino. Tolgo le spille. Tanto non ci posso aggiungere altro, anzi, semmai ci devo togliere. Le mie quattro spilline. Pressiamo bene. Così forse un po' d'aria ci si toglie. O meno, meno spero. C'ho ancora da sistemare tutti i costumi. La tiro all'ennesima potenza. Così forse un po' di aria ce la tolgo. A posto. Quindi chiudiamo e speriamo. Ora si chiude benissimo. Riaccendo la bilancia, eh. Cucù. Pronta. Ah, speriamo, speriamo. No, mi casca. 10,2 kg. Quella forse me la passano. Quindi io con questa farei basta così. Perché sono veramente già lì. Non mi viene in mente niente da toglierci. Che pesante che ci ho messo. Che sia in cima. Che non ho voglia di risfare tutta la valigia. Non ho voglia. Ah, ecco una cosa che ci ho messo pesante. Speriamo che riesca a riprenderla. Un copricostume che è pesantissimo. Dovrebbe essere da queste parti. Sì, lo vedo, lo vedo. Così lo posso togliere. Questo è un capo pesantissimo. Ecco, questo ce lo levo. Sono convinta che ora sono 10 kg, forse anche qualcosa meno. Proviamo un po'. La richiudo e li vado a ripesare. Vediamo. E vai, 9,7 kg. Perfetta, quindi questa è 9,7 kg e siamo pronti. È finita così. C'ho anche 300 grammi di riserva. Va benissimo. E ora iniziamo con l'altra. Quindi questa la appoggio da una parte. E ora prendo l'altra valigia che dividiamo in due. Abbiamo scelto questo colore così siamo sicuri che la vediamo molto bene anche da lontano. Ah, qui ci sono già le mie pinne per il mare. Queste vanno sotto. Anche questa valigia qui. Ah, questa si aggancia qui nel mezzo, quindi queste le tiro fuori così. Era già un po' che non la usavo, non me lo ricordavo. Quindi queste vanno sotto come per le scarpe. Le metto riverse in basso, che così c'è questo palettino qui di ferro. Vedete? Questo non so se lo riuscite a vedere. Questo. E la pinna arriva a filo della di quello lì. Mettendola sotto sotto. Questa messa sotto sotto, sì. Ah, c'ha le scritte sopra e sotto, non l'avevo vista. L'ho presa da Tecla un po' tempo fa. Kit da viaggio. E quindi ora ci devo mettere le scarpe con i tacchi. Le scarpe le abbiamo sistemate. Ora possiamo iniziare a mettere tutte le altre cose. Allora, questo che era il costume pesantissimo, poi i miei pantaloni per la sera e ora due gonne a sotto, non faccio così, piego questa, io la piego così, poi gli do l'altra piega così e l'altra piega così, e così non si deve stropicciare troppo, però prima di tutto nei buchini io ci infilo queste cose qui, perfetto, queste. Sì, è abbastanza paia, quindi torniamo qua con la mia gonna e ora l'altra, l'avevo già piegato così, poi la monto leggermente giù così, questa così e siamo a posto. Altra cosa che porto via, sono un po' esagerata, però io sono fissata con i cappelli, 1, 2, 3 e 4, tanto questi sono piatti e non occupano niente, e questo per il mare, bello grande, però questi li metterò dall'altra parte con le cose di Mauro. Sì, questo lo posso piegare, questo no perché è troppo rigido, quindi questo lo metto da questa parte e lo metto così, e quindi io ora metto i miei reggiseni. Allora, un reggiseno faccio così, lo metto in quest'angolo e un reggiseno lo metto nell'altro angolo e così è fatto. Quindi ora la chiudo con l'accetti e la vado a pesare. Se è 10 kg. Ah, no, già mi sono dimenticata quelli. Vabbè, intanto lo peso con questo. No, io ci metto anche quelli. Questo è molto pratico perché non prende le grinze. Però è un po' pesantino. Un po', quindi vediamo. Invece questo è leggero, questo è pesante. Allora io da questa parte farei basta così. La chiudiamo e vediamo come va. Se sono sotto 10 kg non ho problemi di nessun tipo. Si chiude anche questa qui e vediamo se ci va bene. Vado a accendere la bilancia. Speriamo, speriamo.
L'ho messa male. E vai, 9-9. Ci sono, ci sono. Mi sono appena ricordata una cosa. Due capi. Questi. Il mare. Allora facciamo così. E faccio fare la valigia anche a Mauro. Così vedo se lui non supera i 10 kg. Eventualmente ci metto anche quei due lì. E se no, quei due lì ci rinuncio. Non posso fare altrimenti perché sono già a 9,9 kg. Quindi con questi due sicuramente sono andata a 10 e qualche cosa. Ora preparo questa qui. Allora, cosa porto di tecnologico? Porto il Kindle praticamente perché lo uso come libro. Molto utile. Meno male che l'hanno inventato. Perché sì, mi toglie il problema del peso della valigia notevolmente. Questa è la maschera da sub che fa i filmati che vi dicevo, che è per me è rinunciabile, e per fortuna questa borsa ce la posso mettere. E poi la mia macchina fotografica da sub, anche questa è rinunciabile perché un conto le foto sotto e un conto le foto sopra, quindi sono un po' viziata, ma siccome posso e lo faccio, cioè la tecnologia mi aiuta e quindi lo faccio. Cerco di mettere le cose il meglio possibile. Questa invece è l'altra macchina fotografica che userò per fare i filmati, così se mi riesce faccio anche il vlog delle vacanze e ci siamo. Poi questi sono i vari caricatori e quindi li metto qui dentro cercando di ottimizzare. Questo è per caricare il cellulare, aiuto mi casca. Questo è per caricare il Kindle, mi va via la voce. Questo è il cavo per la macchina fotografica. Questo è un kit per la maschera subacquea. Quindi di tecnologico ho finito, non ci devo mettere altro. Questo quanto è di peso non me lo ricordo. Questo lo devo mettere in valigia grande perché lo uso come crema per i capelli dopo lo shampoo. E quindi, e questo è per quanto riguarda la borsa a mano che posso avere. Avendo il priority posso avere. E come trucchi porto queste matite labbra, praticamente, che sono rosa, marrone e bordeaux. Questo è il viola, è quello chiarino che ho ora, e poi il rosso e il marrone. E invece come rossetto bordeaux voglio provare questo, porto questo in vacanza, che e questo è, non me lo ricordo più, è bordeaux. Porto questi due, li provo, voglio provarli e li metto in questa bustina qui per quanto riguarda i rossetti. Poi per le matite occhi, logicamente la matita nera, poi ne ho portato una grigia, una marrone, e questa è verde, questa è chiara, è bianca, e quella dorata per truccarmi. Poi, visto che li ho comprati, li voglio sperimentare, quindi sono le liner che ho preso su Wish. Se avete visto il mio video o di Wish, le ho presentate lì. Poi non ci da labbra perché non si sa mai, non ho messo nel modo sbagliato, lo devo mettere in verticale, ora li giro così a modino. Sono dimenticata la mia crema viso nella Siena, queste qui, questa notte una giorno, e vanno qui dentro, tanto sono da 50 e me ne passano. La crema contorno occhi, viste che le tavanze bisogna curare particolarmente. E poi i due rimmel, questi l'ho postati su Instagram, questo ombretto più nero, il correttore, il pettino per le sopracciglia e la punta matite. E quindi questo è il mio kit per i trucchi. Io sulla pelle non do niente, anche ora non ho niente, io sulla pelle non ci do niente, è difficile che mi dia qualcosa. E quindi questa la possiamo mettere qui dentro. Invece queste, questa è la borsa che userò per il viaggio, quindi la trousse questa qui la metto qui. E questo è LG borsa, se avete visto il mio video delle borse lo uso tantissimo, che è molto comodo, che serve per mettere la borsa appoggiata al tavolino e non in terra. E quindi questa invece è l'altra trousse che metto nella borsetta quando ci metto le matite, che per le borse più piccole mi va bene questa e anche l'altra. E quindi io ho sistemato tutte le mie cosine. Qui mi ci è avanzato anche un po' di posto, come vedete. Da questa parte c'ho tutto questo posto qui, e di qua c'è questo qui. Quindi se c'ho qualcosa anche ci posso mettere velocemente. Mi sono appena ricordata la spazzola, non ho preso la spazzola, e quindi ci metterò la spazzola e anche una parrucca o forse due. Ora vedo. Perché io me le porto anche in vacanza, se una sera non ho voglia di lavarmi i capelli almeno metto quella. Sono un po' parrucca dipendente, non ci posso fare niente. E quindi questa è la mia valigia per la vacanza del mare. Spero vi sia piaciuto, che vi sia utile per fare anche la valigia a voi per i vostri viaggi. Mi trovate su Facebook e su Instagram come BeFashionBlog Paola. Non dimenticate di iscrivervi e di mettermi un like, e soprattutto tanti commenti, voglio tantissimi commenti, che sono curiosa di sapere cosa pensate. E vi aspetto alla prossima. Ciao ciao!